Buongiorno, mi chiamo Bruno Bellucci e vi leggerò un frammento del racconto Kashtanka di Anton Chekhov. Un giorno che Zietta si era completamente abituata alla nuova vita e da povera cagnetta magra e ossuta qual era stata si era fatta una bella canina ben pasciuta e di pelo liscio, il padrone, prima di iniziare la lezione, la carezzò e le disse: «E ora, Zietta, che anche tu ti occupi della nostra arte. Basta di fare la pigrona. Voglio farti diventare un'artista vera e propria. Vuoi essere artista?» E cominciò da quel giorno ad insegnarle ogni sorta di scienza. Durante la prima lezione, Zietta dovette imparare a camminare sulle zampe di dietro, cosa questa che le piaceva immensamente. Durante la seconda doveva saltare sulle zampe posteriori ed acchiappare un pezzo di zucchero che il maestro teneva molto in alto sopra la sua testa. Poi imparò a ballare, a correre in giro, attorno al maestro attaccata ad una corda. Imparò ad ululare in tempo con la musica, a suonare la campana e a far partire il colpo della pistola. Dopo un mese era già in grado di sostituire con successo Fëdor Timofeevič nella piramide egizia. La corsa alla corda con la lingua di fuori, i salti attraverso i cerchi e lo stare a cavallo del vecchio Fëdor Timofeevič le davano una gioia indicibile. Perciò accompagnava ogni esercizio ben riuscito con allegri e sonori latrati, strappando la meraviglia al maestro entusiasta, che si fregava le gongolante le mani. «Ah, che talento!» diceva, «che talento! Un talento non comune! Avrà indubbiamente molto successo!» E Zietta si abituò a sentir dire la parola talento e ogni volta che il padrone la pronunciava saltava su e si guardava attorno quasi talento fosse il suo nome. Un giorno che già Zietta si era completamente abituata alla nuova vita e da povera cagnetta magra e ossuta qual era stata, si era fatta una bella canina ben pasciuta e di pelo liscio, il padrone, prima di iniziare la lezione, la carezzò e le disse: «E ora, Zietta, che anche tu ti occupi della nostra arte, basta di fare la pigrona. Voglio farti diventare un'artista vera e propria. Vuoi essere artista?» E cominciò da quel giorno ad insegnarle ogni sorta di scienza. Durante la prima lezione, Zietta dovette imparare a camminare sulle zampe di dietro. Cosa questa che le piaceva immensamente. Durante la seconda doveva saltare sulle zampe posteriori ed acchiappare un pezzo di zucchero che il maestro teneva molto in alto sopra la sua testa. Poi imparò a ballare, a correre in giro, attorno al maestro attaccata ad una corda. Imparò ad ululare in tempo con la musica, a suonare la campana e a far partire il colpo dalla pistola. Dopo un mese era già in grado di sostituire con successo Fëdor Timofeevič nella piramide egizia. La corsa alla corda con la lingua fuori, i salti attraverso i cerchi,
e lo stare a cavallo del vecchio Fëdor Timofeič le davano una gioia indicibile. Perciò accompagnava ogni esercizio ben riuscito con allegri e sonori latrati, strappando la meraviglia al maestro entusiasta che si fregava gongolante le mani. «Ah, che talento!» diceva. «Che talento! Un talento non comune! Avrai indubbiamente molto successo!» E Zietta si abituò a sentir dire la parola «talento». E ogni volta che il padrone la pronunciava, saltava su e si guardava attorno. Quasi talento fosse il suo nome.